Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale Marian on the Road with Family. Lasciamo Travemünde, bel posto, anche qui abbiamo fatto il bagno ieri in mare, oggi farà ancora più caldo di ieri, però andiamo per il momento verso ad Amburgo, poi da lì si vedrà che strada facciamo. Tanto Amburgo è sulla nostra strada, poi mi fermo là, faccio un po' di servizi, cioè metto di nuovo l'acqua e scarico le acque grigie, perché qui alla partenza c'erano parecchi che si è creata una fila e non aspetto, insomma, e niente, vediamo poi da Amburgo cosa facciamo. Intanto andiamo verso Amburgo, poi ci sentiremo e ci vedremo. Grazie ragazzi, spero che questa parte della Germania con il Mar Baltico vi è piaciuto, a noi tanto, soprattutto l'isola, e anche qua a Travemünde non era male per niente, anzi un bel posto, molto turistico, cosa dire, davvero bello. La spiaggia, insomma, tutto, l'acqua, c'è poco da lamentarsi, ecco. Niente, adesso siamo sulla strada, speriamo sempre al traffico, che ci sono parecchi cantieri, e vediamo. Dai, restate con noi, ci vediamo. Ecco, cambio programma, non ci fermiamo più ad Amburgo. Anzi, siamo passati, c'era un casino e purtroppo lì dove c'era il campeggio c'è un'altra cosa e non si può più, quindi c'è anche un campeggio, ma purtroppo non siamo fermati ad Amburgo e niente, stiamo andando avanti, adesso arriviamo a Bremen. Abbiamo ancora circa un'oretta, neanche tanto, e poi vediamo dopo più avanti quale destinazione, forse sceglieremo qualche posto in natura, così adesso Bremen perché c'è un posto là, poi è bellissima, no? Siamo stati una volta, ma adesso andiamo lungo fiume, non male come cosa, vediamo. E niente, purtroppo ci sono dei imprevisti, peccato per Amburgo, ma se non c'era quel posto là è difficile poi dopo, no? Ci sono tante destinazioni dove si può andare e niente, vediamo, dai. Intanto speriamo di arrivare bene anche a breve, ecco, senza qualche imprevisto. Eccoci ragazzi, siamo dentro in un campeggio a Bremen, la città di Bremen, che abbiamo trovato qua un posto e niente, restiamo qua qualche giorno e anzi fino a domani e poi torniamo. Come vedete, il bel posto questo sotto gli alberi, no, davvero bello. Siamo attaccati di nuovo alla corrente, anche se siamo carichi, però lo carico finché posso, poi la prossima settimana lo mettiamo in officina questo camper, anche perché serve cambio olio, fare il tagliando e poi da rifare, insomma, dove l'abbiamo graffiato, è lì la finestra e niente. Adesso
facciamo un giro qua in questa bellissima città. Sinceramente Bremen è molto bella e... cosa dire, è da visitare anche questa se avete l'occasione, è molto particolare. Non so se conoscete la storia dell'asino, del cane, del gatto e del dallo. Comunque mi sembra che la favola si chiama La Bande de Bremen o qualcosa del genere. E quando eravamo piccinini, ecco, questa storia l'abbiamo letta. Comunque, molto carina questa città. Sinceramente, guardate che meraviglia di espresso abbiamo trovato qui a Bremen. Eh sì, vediamo come sarà, sembra buono. Ecco, dopo un giro nel centro qua dal campeggio nostro, sempre queste ciclabili ormai famose della Germania, comunque si va, andiamo a scoprire altre cose, altre, insomma, altre zone. Facciamo un giro in bicicletta, vediamo com'è. Sì. Lì dall'altra parte c'è lo stadio di Werder Bremen. Qua c'è il fiume dove attraversa pure la città e la gente fa anche il bagno. Adesso vediamo anche noi come è fatto tutto ciò. Sinceramente è questo che mi piace di più, andare in bicicletta così tranquilli, davvero è fantastico. Troppo bello ragazzi, davvero. Lungo il fiume c'è gente che prende il sole. C'è chi corre, c'è chi in bicicletta. Però io come solito ormai resto anche senza la batteria. C'è qualcuno che fa anche il bagno. Non so se vi piace, ma a me piace sinceramente. A parte che questa ciclabile è perfetta, altro che, però. Ah no, molto bello. Qua finisce, questo sarebbe un lungo lago, cos'è? Vediamo. Ma interessante comunque. Però la ciclabile va ancora, sia da una parte che dall'altra. Non lo so, adesso vediamo cosa, che strada fare. Non è che finisce là, è praticamente di qua e c'è il ponte sotto qua che passa e arriva di là. Bellissimo, davvero. I giovani qua che prendono un po' di sole. No, no, carinissimo, pieno di gente in bicicletta. No, molto bello. Guardate un po', eh sì. È una meraviglia questa ciclabile, sinceramente. Mi piace un mondo. Una meraviglia. Parecchi chilometri, no. Altro che. Adesso noi stiamo tornando verso il camper, siamo andati, ma posso garantire che è bellissimo.
Io cerco di tenere adesso un po' acceso finché, perché ho poca batteria. Come solito rimango senza, ma qualche ripresa lo faccio ancora. Troppo, troppo bella la cosa, davvero. Mi ricordo che anche l'altra volta che siamo stati avevamo fatto un'altra strada e niente, abbiamo detto no, questa zona è davvero molto bella, una zona bellissima. Tra l'altro da qui per andare al Mar del Nord non ci si mette tanto e sarebbe bello, però adesso non andiamo al Mar del Nord, siamo stati al Mar Baltico e ci basta. Comunque, cosa dirvi? Niente, io vi lascio a voi a tirare le conclusioni di quello che si vede. Quartiere di Breme con i bambini, insomma, di calcio, di una scuola di calcio forse. Di Breme, bambini, che ne so, piccinini, mamma mia, che piccoli. Ecco, vivere in un quartiere così, le piste vicinissime, posso garantire che anche i mezzi funzionano bene, tutto è altro che. No, mi piace un mondo. Vai, vai. È uno dei percorsi in bicicletta che io sinceramente sono più belli che io mai visti, così in città, vicino alla città, che da qui arrivi in centro città in bicicletta, fantastico. Le case in questa zona sono molto diverse da noi, davvero, e anche belle. Niente, adesso siamo fermati su una panchina, davvero molto bella questa cosa qua, con il parco vicino, insomma, tutto molto bello, le piste ciclabili, tutto, la città, tutto. Ma tutte le città della Germania sono bellissime, davvero, altro che. E, insomma, che vai a Francoforte, che vai, non so dove vai, ciclabile, parchi, tutto quello che ci vuoi. Insomma, molto bello. Niente, diciamo che questo video lo concludiamo qua. Noi siamo fermati un po' all'ombra, poi vediamo quale direzione prendere, perché ti viene da andare sia a destra, sia a sinistra, sia avanti, sia indietro, davvero. Anche là No, dove sei andato no. ti viene Esatto. prendere, dappertutto. Sono molto belle queste piste. Adesso vogliamo goderci un po' di natura, le città le abbiamo viste, e il mare è bellissimo, e l'isola dove siamo stati era stupenda, vero Matteo? Sì, Fishman, Quella, quell'isola bellissima. davvero bella. Poi anche Travemonde, insomma, è un po' più il classico del mare che si trova dappertutto, però comunque vedete, il tedesco non ha cosa invidiare a nessun altro, sinceramente adesso. Per quanto riguarda il tempo libero, può fare tante cose, da bicicletta, tantissime, non solo queste, ci sono posti, ci sono dei locali, ogni paese, grosso che sia, piccolo che sia, dei locali, insomma, di tutto e di più, cioè puoi fare tante cose. Non ne parliamo anche
non lo so, delle piscine, non lo so, terme, c'è pieno, ovunque si vada, no, un bel paese questo, bel paese, davvero. Io adesso ho girato un po', ci manca ancora tanto della Germania, per carità, però abbiamo visto tantissime città. Comunque ad Amburgo siamo stati, vi posso garantire che è una bella città anche ad Amburgo. C'è un po' di cantiere dentro, ok, per carità, e il parcheggio dove volevo rimanere, insomma, è chiuso per il momento, quindi non sono andato in un altro campeggio che c'è. Siamo andati avanti con la strada e quindi siamo arrivati qua, poi da qua si va verso casa. Magari ci fermiamo da qualche altra parte, su un lago o qualcosa, sì, vediamo. Niente ragazzi. Marian on the road with Piccolo Family. Vi ringraziamo che ci seguite. E niente, chi non è iscritto al canale lo può fare, è gratuito. Grazie. Se vuole, se gli fa piacere i nostri piccoli contenuti. Tante volte siamo anche, non esce tutto bene come vogliamo, però ci proviamo. Ecco, siamo all'inizio di questo progetto, insomma, è di vivere in camper praticamente. Per il momento non possiamo solo che viaggiare nel tempo libero, tempo permettendo. E niente, ci fa piacere comunque. E con tutti gli alti e bassi che li può avere un camper, insomma, noi ce lo godiamo e niente. Vi salutiamo e ai prossimi video. Niente ragazzi, concludiamo qua dal camper e anche questo campeggio è pieno. Noi siamo arrivati prima e adesso era ammesso che non c'è più posto. È davvero. Com'è Sì, la sì. Lubecca? Sì, come. No, a Travemünde. Sei vicino a Lubecca, sì. Niente, comunque abbiamo fatto il percorso più bello della bicicletta, non lo so, una roba spettacolare. Vi salutiamo.